abbiamo appreso dalla Corte Costituzionale che il referendum anti-trivelle si svolgerà, è stato ammesso. Ovviamente si tratta di un referendum eminentemente politico che tende a spingere il governo a elaborare una politica energetica e a dire se in questa politica energetica debbano o meno avere un ruolo le ricerche di idrocarburi e in particolare lo sfruttamento degli eventuali pozzi ritrovati. Cosa che devo dire il governo ancora non ha fatto. Nel frattempo però le regioni hanno, in attesa di questa risposta, le regioni hanno chiesto al popolo italiano di decidere se ritengono che la ricerca di idrocarburi e l'eventuale sfruttamento dei pozzi sia necessario all'economia italiana. E dunque abbiamo l'occasione di fare una bella discussione, finalmente, sulle cose importanti, quelle veramente importanti, non su questioni mediatiche, liti, eccetera, eccetera, ma su una bella discussione fino, credo, a ottobre, quando si svolgerà il referendum, per capire qual è il destino energetico del nostro paese. Mi auguro dunque che la paura della coincidenza di questo referendum con quello delle riforme costituzionali non stronchi questa discussione. Certo, il governo può fare un'altra norma, uccidi referendum. Io mi auguro che la eviti a questo punto perché la campagna referendaria partirà oggi stesso, è evidente, e bisogna evitare assolutamente che gli italiani pensino che di queste cose non si può discutere nel nostro paese. Lo faremo ovviamente con i consigli regionali, ai quali faccio le mie congratulazioni, perché sono i veri promotori del referendum. I consigli regionali, per la prima volta nella storia d'Italia, hanno capito che basta che cinque consigli regionali non siano d'accordo su una legge dello Stato perché sia possibile chiedere il parere ai cittadini. E questa possibilità va utilizzata anche per altre leggi, soprattutto quando, come succede in questo periodo, spesso i governi legiferano senza un adeguato coinvolgimento dal basso degli organismi intermedi e più in generale dei partiti.